Grazie e benvenuti al secondo convegno di questo 67esimo trofeo Lido delle Rose. È un convegno, come ho definito lunedì, il primo nell'epoca 2.0, quindi ci siamo posti il problema più delle persone che potevano intervenire, perché sono convegni che abbiamo dovuto fare nel pomeriggio e che quindi sapevamo già magari nel periodo, diciamo, live potevano avere un basso numero di fruitori. Siamo posti, dicevo, il problema di metterli in condivisione con tutti. Questi sono convegni, il primo è stato molto interessante, sono certo che lo sarà anche il secondo, da condividere, quindi stiamo riprendendo tutto integralmente e tutto sarà porzionato e caricato sulla piattaforma YouTube e sarà condiviso con tutti, anche gli organi che fanno basket, da FIBA Europe fino alle nostre leghe. Quindi proponiamo del materiale interessante. Lunedì abbiamo parlato del futuro del basket, c'erano qui importanti uomini di basket come Crotti, Arcieri, La Monica. Oggi bissiamo sempre con il coordinamento di Franco Montorro, abbiamo i nomi giusti che poi vi illustrerà Franco per fare delle verticalizzazioni con una psicologa dello sport, con un medico sportivo e con un ex campione che quindi ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria carriera, il binomio sport e salute. Prima di iniziare, quindi solo per spiegarvi che poi il relatore si mette qui proprio perché è a favore di Camera, che possa essere condiviso, diamo con piacere un momento per le istituzioni che sono state vicine e che sono tuttora vicine a questo premio e consentono a questa settimana del basket, a questo premio del basket, a questo 67esimo trofeo Lido delle Rose, di ridiventare un fenomeno abruzzese. Noi abbiamo iniziato nel dire che questa era una settimana dello sport da condividere con tutta la regione, e così è stato. Momenti davvero belli a Pescara, momenti importanti ieri mattina a Teramo, proprio all'interno di un museo, quindi lo sport anche come modo vivo di interpretare la cultura, e momenti molto belli già lunedì scorso qui. Io direi di iniziare dal padrone di casa, il sindaco Ennio Pavone, poi chiamerei l'assessore regionale Carlo Masci, l'assessore allo sport Mirko Vannucci, il presidente di Girolamo, e poi ovviamente andiamo con i relatori. Invito il sindaco Ennio Pavone. Grazie dell'invito, saluto l'assessore regionale allo sport Carlo Masci, che ci onora della sua presenza in questa nostra città, ringrazio gli organizzatori, saluto gli illustri relatori. Questo trofeo Lido delle Rose, che quest'anno è riuscito a riavere una sua diciamo immagine a livello mediatico e speriamo anche a livello sportivo, verificheremo da domani, credo che inizino le partite, ha riavuto quella diciamo spazio che a livello di informazione sportiva che merita per quello che rappresenta per la città di Roseto degli Abruzzi, ma io dico per l'intera regione Abruzzo. È un torneo storico, forse il più vecchio torneo di basket a livello europeo se non mondiale, e quindi l'amministrazione comunale, questa nuova amministrazione comunale che da un anno governa questa città, si è impegnata molto, e ringrazio l'assessore allo sport che è qui presente, Mirko Vannucci, che si è messo a disposizione dell'organizzazione, ringrazio l'organizzazione, l'associazione Lido delle Rose, il presidente Martinelli e tutti i suoi collaboratori che si sono impegnati molto affinché questa manifestazione potesse tornare, diciamo, agli antichi splendori. Non è una cosa semplice, perché negli anni passati, molti anni fa, oramai era veramente un appuntamento di livello internazionale molto sentito. Noi ci crediamo, certi tempi sono cambiati, i mezzi finanziari sono diversi, sono cambiate tante cose da quegli anni, però con l'aiuto, come ho avuto occasione di dire, degli enti sovracomunali, e quindi questa possibilità che è stata fatta quest'anno di esportare a livello regionale in altre province, Pescara e Teramo, che hanno anche grandi tradizioni di basket, questo nostro torneo, penso che sia la soluzione ideale affinché possa assumere un rilievo regionale, e quindi affinché le istituzioni regionali possano intervenire affinché questo torneo, insieme ad altre 3-4 storiche manifestazioni sportive della regione Abruzzo, possa trovare nell'ambito regionale una disciplina ad hoc che li conservi e li sostenga nel tempo e negli anni, a prescindere dai tipi di amministrazione che ci siano e ai tipi di, diciamo,
che governeranno, a seconda di chi governerà o meno la Regione Abruzzo. Quindi io, questo è il leitmotiv delle mie dichiarazioni che ho fatto in questi giorni, ci credo fermamente, non solo per la mia città, per questo torneo così prestigioso, ma anche per altre manifestazioni prestigiose sportive della Regione Abruzzo, un piccolo sforzo della comunità abruzzese, ma che in termini di immagini, di immagine per la Regione Abruzzo può avere anche sicuramente un valore molto importante. Per quanto riguarda l'incontro anche molto interessante di questa sera tra sport e salute, sapete e sappiamo tutti il momento in cui si vive, di quante queste tematiche siano attuali e importanti, quindi ascolterò con piacere quelle che sono, diciamo, le relazioni dei nostri illustri ospiti. Buon lavoro a tutti. Buonasera a tutti, ho accettato con grande piacere l'invito rivoltomi dal comitato organizzatore della manifestazione a partecipare a questa iniziativa, perché ritengo che questa iniziativa sia molto importante. Non è soltanto un evento sportivo, ma è un evento che contiene aspetti culturali, viste le iniziative culturali organizzate al contorno, e soprattutto è una manifestazione che ha un valore di grande promozione del territorio, perché non dimentichiamo che in questi giorni abbiamo la nazionale Under 20 di basket che è qui a Roseto e qui in Abruzzo per fare l'allenamento preparatorio a impegni ben più importanti. Quindi questa iniziativa è un'iniziativa che coglie appieno lo spirito dell'Abruzzo. L'Abruzzo vuole con lo sport organizzare manifestazioni che siano da volano al proprio territorio. Quindi il mio saluto contiene un ringraziamento sentito agli organizzatori. So con quali sforzi organizzano questa manifestazione e con quante difficoltà, però è importante esserci, è importante rilanciare una manifestazione come questa che ha 67 anni di vita, la manifestazione torneo di basket più antico d'Europa, è importante rilanciarlo con il sostegno delle istituzioni. Per quanto riguarda questo convegno, sempre più oggi noi vediamo che la parola sport si accompagna a molti sostantivi. Lo sport è un caleidoscopio di opportunità. Lo sport non è soltanto agonismo, io lo sostengo da sempre e soprattutto lo sostengo in relazione alle attività che devono mettere in atto le istituzioni, perché lo sport è cultura, lo sport è tradizione, lo sport è storia, lo sport è salute, come in questo caso, nel caso di questo convegno, lo sport è sanità, lo sport è benessere, lo sport è tempo libero, lo sport è aggregazione, lo sport è socializzazione, lo sport contiene dei valori che fanno crescere i nostri giovani. Lo sport è salute in che contesto? Lo sport è salute con i ragazzi delle scuole elementari, per esempio, perché quando cominciano a fare sport alle elementari, e oggi più che mai lo fanno perché il Ministero ha introdotto anche nelle scuole elementari l'attività sportiva, che poi è soltanto un'attività di divertimento per i ragazzi, ma cominciano a conoscere il loro corpo e cominciano a conoscere come controllare il loro corpo. Lo sport è salute con gli adolescenti, perché gli adolescenti che fanno sport si riconoscono rispetto a tutti gli altri, perché sicuramente sono lontani da tante tentazioni che oggi purtroppo ci sono per i nostri giovani. Quindi i giovani che fanno sport sono sani, rispettano le regole, rispettano gli avversari, sanno che con lo sport si ottengono i risultati soltanto attraverso il sacrificio. Lo sport non accetta raccomandazioni, lo sport è soltanto meritocrazia, lo sport è soltanto impegno, lo sport è sacrificio e lo sport è risultato. Lo sport è salute per gli adulti, perché gli adulti si mantengono in forma attraverso lo sport, perché un adulto che fa sport sicuramente è in condizioni migliori di quelli che invece non fanno sport. Lo sport è salute anche per le persone anziane, perché le persone anziane si mantengono vive con lo sport. Lo sport è anche e soprattutto sanità, perché oggi in questo momento storico in cui le risorse sono sempre meno, in cui la sanità in Italia è il vero problema, nel senso che il costo maggiore che il nostro Stato sostiene, lo sostiene con la sanità, uno sport
collegato alla sanità vuol dire sicuramente meno persone che si ammalano, meno persone che hanno problemi, che sicuramente possono nel corso degli anni affrontare la vita in condizioni migliori. Poi lo sport nella salute contiene anche un altro messaggio. Noi fino a qualche tempo fa, attraverso il militare, avevamo una popolazione che era controllata sistematicamente, perché ogni ragazzo che arrivava alla maggiore età con il militare si controllava e si visitava in maniera puntuale. Oggi questo avviene con lo sport, non avviene più con il militare, perché ogni giovane che fa sport viene controllato, viene seguito, non soltanto quelli che fanno agonismo, ma qualunque persona che oggi si avvicina allo sport. Quindi c'è un'attenzione particolare alla salute dei nostri giovani e di tutti coloro che fanno sport. Quindi questo accoppiamento sport e salute oggi è un accoppiamento fondamentale per la crescita del nostro territorio e per il mantenimento di una condizione di vita positiva per tutti quanti. Quindi questo convegno trova sicuramente un argomento puntuale da trattare nel momento in cui si parla di sport, e per questo i complimenti vanno al comitato organizzatore, perché le manifestazioni organizzate in questo modo, che non sono soltanto fine a se stesse come attività sportiva, ma che contengono al contorno iniziative e convegni che trattano argomenti interessanti per la popolazione, sicuramente portano al miglioramento della qualità della vita di tutti quanti. E quindi io faccio veramente i miei migliori auguri a tutti quanti, i miei complimenti agli organizzatori, al sindaco di Roseto per ospitare questa manifestazione da così tanti anni e per avere lo spirito giusto per rilanciarla, ai relatori che sono a questo tavolo e che sicuramente qualificheranno il convegno con i loro interventi, e auguro a tutti quanti buon lavoro. Sì, salve a tutti, mi associo ai saluti del sindaco e dell'assessore regionale Masci, un saluto pure agli illustri relatori. Io sono particolarmente felice che venga organizzato un convegno su sport e salute, tant'è vero che nell'organizzazione della manifestazione, parlando con il presidente Martinelli, gli accennai di sì, facciamo qualcosa anche sulla salute. Beh, l'ha fatta e lo ringrazio particolarmente di questo, perché per me personalmente la salute è importante, soprattutto nel mondo dello sport. Sono un appassionato e quando il connubio sport e salute viene fuori, io sono uno che davanti alla televisione ci si appiccica fino a quando non finisce la trasmissione. Sono appassionato anche del doping, perché sono contro il doping, questo problema, quest'ombra che vive con lo sport e che spesso viene messo da parte. Un appello che voglio fare ai ragazzi, soprattutto che intraprendono queste qualsiasi disciplina sportiva, di non cadere mai in tentazione del doping. Io lo ritengo come vendere l'anima al diavolo. Prima o poi il conto arriva ed è salato. Si parla della propria salute, quindi ottenere dei risultati subito per poi pagare un prezzo troppo alto non conviene, non conviene neanche nello sport, perché lo sport è vita, lo sport è salute. Quindi tutto ciò che gravita intorno allo sport deve essere bello e non debba guastare ciò che noi che abbiamo più bello e prezioso, cioè la vita. Quindi mi raccomando, e soprattutto ai ragazzi voglio fare questo appello, di rifiutare qualsiasi chiunque venga per offrirgli un qualcosa in più, per dargli una spintarella per ottenere un risultato maggiore. Lo otterrete col tempo, con la buona volontà e con il sacrificio e il sudore. Per il resto grazie, voglio ringraziare tutti di nuovo, perché come ripeto che lo sport sul convegno e la salute per me, cioè questo convegno, scusatemi, su sport e salute a me fa particolarmente piacere. Grazie. Buonasera, io voglio fare una riflessione prima di così entrare nel merito di quello che chiaramente sarà poi discusso dai vari relatori. La mia riflessione è quella che non mi aspettavo di avere un raduno e una manifestazione, un torneo così importante e con un risultato così positivo.
nel senso che ormai la nostra squadra nazionale è qui da 10 giorni e intorno a questa squadra che andrà a disputare il campionato europeo di categoria in Slovenia è stato creato un contorno veramente positivo, e quindi ciò mi conferma che la scelta di Roseto e il connubio con questo torneo internazionale che gli organizzatori hanno voluto è senz'altro positiva. E chiaramente vi dico questo anche dopo che lo staff della Nazionale ha espresso i suoi giudizi e quindi anche loro hanno espresso dei giudizi positivi. Questo deve essere un punto di partenza, perché se le intenzioni sono quelle di portare qualcosa di più importante, di riportarlo in un luogo così storico come l'Arena Quattro Palme, allora sicuramente siamo sulla buona strada e sicuramente dobbiamo proseguire su questa strada. Per quanto riguarda propriamente il convegno, io voglio solo parlare di due problemi che investono il nostro sport, la pallacanestro, che sono il doping e l'assistenza sanitaria, punti che poi magari possono essere spunti di riflessione per coloro che dovranno fare una relazione appunto su questo, in questo convegno. Per quanto riguarda il doping, noi siamo fortemente presenti sul territorio con organismi che vigilano di continuo sulle gare che si disputano a livello nazionale, per cui diciamo che questo problema da noi esiste molto relativamente. La pallacanestro non è uno sport che viene colpito fortemente dal doping, per cui è un problema relativo, anche se chiaramente non bisogna mai abbassare la guardia. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la Federazione Pallacanestro è una federazione all'avanguardia, perché in tutti i campionati diciamo nazionali e comunque seniores siamo assistiti sul campo. Anche noi abbiamo avuto i nostri morti, e purtroppo di tutte le età, sia nazionali che giovanissimi. Siamo assistiti, dicevo, sul campo con delle attrezzature che rendono indispensabile la disputa delle gare. E sulle prime le società hanno avuto anche delle difficoltà ad accettare queste situazioni. Eppure vi posso dire, perché le nostre regole impongono che qualora non ci sia un'ambulanza con defibrillatore presente sul campo la gara non si disputi, quest'anno tra le migliaia di gare dei campionati nazionali e regionali seniores ben pochissime non si sono disputate, forse possiamo contarle sul palmo delle nostre due mani. Quindi le società si rendono conto che è un elemento indispensabile per proseguire l'attività e per rendere sicuri coloro che partecipano alle manifestazioni sportive di pallacanestro. Io penso che questi possono essere anche due punti che magari i relatori potranno seguire, perché è una cosa abbastanza interessante anche per noi per migliorare. Per il resto ringrazio appunto le amministrazioni comunali e i relatori che poi mi seguiranno nel parlare, e mi auguro che queste situazioni si possano ripetere sempre più spesso, perché fanno solo del bene al nostro sport. Grazie. Non vi prendo più di un minuto, voglio solo ringraziare i presenti. Mi fa curioso che all'inizio il sindaco dica: sono felice che mi abbiate invitato, siamo suoi ospiti, siamo a casa sua, e quindi siamo noi che ringraziamo lui per l'ospitalità e anche per aver condiviso questo nostro sogno che travalica questa edizione e che spera con la prossima di atterrare qui a 40 metri dall'altra parte della strada per ritrovare le emozioni e la magia del torneo
di una volta. Ringrazio l'assessore Masci che per la seconda volta è venuto a onorarci con la sua presenza, malgrado credo sia in discussione il bilancio al comune di Pescara e malgrado questo lui è voluto esserci vicino e di questo ovviamente lo ringraziamo ancora di più. L'assessore Vannucci che invece oltre a questo impegno ideale ha aggiunto anche l'impegno fisico fino a condividere, non ci vergogniamo a dirlo con me, il compito di scopare qua fuori l'ingresso che era un po' pieno di coriandoli e quindi siamo in contatto continuo e lavoriamo giorno per giorno, ora per ora per cercare di superare le mille difficoltà che ci troviamo davanti, ma le difficoltà sono fatte per essere superate e non ci impressionano le cose difficili, perché le cose facili le sanno fare chiunque, per quelle difficili ci pensiamo noi. Ringrazio ovviamente i relatori che così dottamente ci illustreranno i loro punti di vista su un tema così importante e fondamentale qual è la salute nella pratica sportiva, e vi rubo ancora un minuto per ringraziare le persone che stanno collaborando all'organizzazione, magari non appaiono nelle cerimonie, hanno posti di seconda fila. Voglio ringraziare Ivan Bisson che malgrado un palmarès davvero importante si è messo a disposizione dell'organizzazione per fare tutte le cose delle quali c'è bisogno. Ringrazio Sabrina che si è resa utile ogni minuto che è servito qualcosa, ringrazio Luca che ha fornito un supporto prezioso e irrinunciabile per tutto quello che riguarda la comunicazione di questo torneo, ringrazio tutti quelli che hanno voluto contribuire in qualche modo alla buona riuscita di questo torneo, sapendo che la buona riuscita di questo torneo è solamente l'inizio del prossimo che ci darà, ne sono convinto, grandissime soddisfazioni. Io ringrazio tutti, non vi faccio perdere altro tempo, i relatori credo che siano pronti, avranno le loro interessantissime cose da fare che mi appresto a sentire con grande interesse. Grazie.